Ammontano a 450 milioni i danni per maltempo e terremoto che hanno prostrato economicamente e psicologicamente la provincia di Teramo. La stima è stata redatta in base alle relazioni dei sindaci dei 47 comuni del Teramano e riguardano strade, scuole, edifici pubblici ed edifici privati. Una calamità eccezionale che esige risposte eccezionali e saranno queste che i primi cittadini della provincia, compatti nella protesta, chiederanno allo Stato. Dal decreto arriverà qualcosa per aiutarvi? Non so se arriverà dal decreto, la mia proposta è di uno stato di emergenza specifico per la provincia di Teramo per quanto riguarda proprio i danni da maltempo, oltre alle modifiche al decreto per ciò che concerne il terremoto, Teramo e altri comuni. Il decreto che sarà fatto, il prossimo, se verrà fatto, noi chiediamo che venga riconosciuto, venga esteso a tutti i comuni almeno qualche beneficio che ci permetta di avere una libertà di bilancio, che venga sospeso il patto di stabilità e che ci sia almeno la posticipazione per un biennio dei mutui comunali in maniera tale da liberare delle risorse senza un ulteriore aggravio per lo Stato, al di là degli interventi che il governo voglia fare per dare possibilità alla provincia di ripristinare la viabilità provinciale. La cosa che più spaventa in questo momento nel Teramano sono le colline che franano rovinosamente, portandosi dietro strade, infrastrutture e mettendo in pericolo anche intere frazioni come Casoli di Atri, 1700 abitanti che stanno evacuando su ordinanza del sindaco Gabriele Astolfi. Situazione è veramente grave, c'è uno smottamento in atto, probabilmente dovuto a falde che hanno deviato il loro tragitto, non sappiamo bene, mercoledì mattina faremo un esame molto importante con lo strumento per capire se sono falde che hanno deviato. La situazione è piuttosto grave a Casoli, assolutamente, ci sono anche altre situazioni in tutto il comune. Cosa chiedete al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia di Teramo? Ma intanto che venissero a fare un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione, così come in tanti altri comuni, piena solidarietà per gli altri comuni che sicuramente avranno situazioni similari alle nostre. Ma ripeto, qui c'è in gioco la vita, cioè non si tratta soltanto di frane con interruzioni di strade, che seppur insomma grave è una situazione che si può affrontare con calma. Qui parliamo di nuclei abitati, di gente che ho dovuto sfollare, di persone che hanno la loro casa e quindi il sacrificio di tutta una vita in pericolo perché c'è una frana, una collina che rischia di smottare sopra di loro, di venire ad Atri e di rendersi conto, ma credo che sia un atto dovuto per tutti i comuni della provincia di Teramo, non credo di chiedere nulla di particolare.